dare delle risposte concrete all'europarlamentare Mahdi Alam. Grazie innanzitutto a Bettina Bolla per aver patrocinato questo incontro, la Belle di Mare, che ho avuto modo di incontrare e accogliere anche nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Vi ringrazio per avermi dato per primo la parola, perché ho un aereo che mi attende e sono anni che sono al vostro fianco, che mi sento particolarmente coinvolto nel vostro problema, perché lo considero come un caso emblematico di una immane ingiustizia che viene perpetrata nei vostri confronti, dove appunto il diritto elementare alla vita, alla dignità e alla libertà viene violato. Siamo in un'Italia che sta attraversando una fase tragica e anche in questo caso bisogna parlare di un crimine che viene perpetrato, perché siamo uno Stato ricco che viene trasformato in una popolazione povera. L'Italia ha di tutto e di più per far star bene tutti, eppure ci sono 4 milioni e 100 mila italiani che non hanno i soldi per mangiare. In questo contesto è necessario che anche voi imprenditori balneari sentiate la necessità di essere partecipi da protagonisti per quella che è una missione di riscatto generale. Ci rendiamo conto che da parte di questa classe politica non c'è la disponibilità, l'interesse a calarsi nel vissuto, nella quotidianità dei cittadini, a essere partecipi dei problemi reali. Ogni giorno che passa in Italia chiudono 1000 partite IVA e con queste imprese a gestione familiare vengono devastate delle famiglie, cittadini vengono istigati al suicidio e la situazione socio-economica deteriora sempre di più e con essa noi perdiamo anche pezzi della nostra civiltà. La direttiva Bolkestein considera la vostra realtà in modo del tutto infondato. Ignora il fatto che prima di essere un servizio è un bene, è una proprietà, un bene frutto del lavoro, della fatica di generazioni di italiani onesti che hanno dato l'anima per creare una proprietà su sollecitazione dello Stato, che ha posto delle regole che voi avete ottemperato indebitandovi e che oggi vi si dice che questo bene deve essere messo all'asta per favorire il miglior prezzo possibile di un servizio. C'è qualcosa che sfugge ai burocrati di Bruxelles e soprattutto sfugge loro quella che è la tragedia in cui voi vivete, voi, le vostre famiglie, i 300.000 dipendenti che l'industria balneare consente di dare loro un lavoro, a loro e alle loro famiglie. Ma voglio essere estremamente chiaro. Mi sono domandato sin dal primo momento con gli amici che ho avuto modo di incontrare, da Giuseppe Ricci a Bettina e ad altri, mi sono domandato com'è possibile che pur di fronte al patibolo non riusciate a trovare una unità, non riusciate a mettervi insieme per esigere non soltanto la considerazione ma soprattutto la soluzione del vostro problema, che è un problema che hanno creato loro.
solo se ci sono i grandi numeri vi daranno ascolto. Se si è in pochi non si va da nessuna parte. Bisogna fare massa critica, bisogna far sentir loro la terra tremare ai loro piedi, perché solo in questo modo vi daranno ascolto. Personalmente, dopo anni di ascolto della vostra legittima causa, ho deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare il vostro caso, perché è un caso emblematico di ingiustizia nei confronti di cittadini italiani onesti che lavorano, che pagano le tasse e che oggi si ritrovano nella condizione di essere espropriati del loro bene, della loro proprietà. Non possiamo acconsentire che ciò accada. È del tutto irrilevante il fatto che la direttiva Bolkestein nel 1996 sia stata interpretata in un certo modo, che abbia incluso al suo interno l'esercizio dell'attività balneare, che lo Stato italiano abbia recepito in modo acritico questa direttiva e che oggi ci dicano che è irreversibile. Nulla è irreversibile tranne la difesa del diritto elementare alla vita, alla dignità e alla libertà. Solo questo è irreversibile. Tutto il resto deve essere cambiato e bisogna farlo stando uniti. Quindi con l'aiuto dell'avvocato Domenico Ricci, che è anche lui imprenditore balneare e che oggi non ha potuto essere presente, ho elaborato questo esposto ed è mio obiettivo raccogliere il maggior numero possibile di firme in tutta Italia affinché la magistratura comprenda che dietro a questa causa ci sono tanti italiani, perché si tratta di una causa giusta, di una causa di difesa di un bene, di una proprietà, della causa di difesa del lavoro, della dignità delle persone. Difendere gli imprenditori balneari oggi è salvaguardare un patrimonio imprenditoriale, ma anche tutelare il diritto alla vita di 30.000 imprenditori che rappresentano la vostra realtà e tutelare il lavoro di 300.000 persone. Quindi mi auguro che da questo incontro, e ringrazio ancora Bettina Bolla e Donne da Mare, possa uscire una intesa, si possa fare un passo avanti verso un accordo tra gli imprenditori balneari, perché solo attraverso la vostra unità si potrà impedire che si perpetri il crimine di chi vuole confiscare il vostro bene. Grazie.